Yo boys, benvenuti in questo nuovissimo video, qui Tagars, siamo qui perché fai The Brothers of Coral. Scusate per la voce, ma sto abbastanza male e sono influenzatissimo. Ci vedi? Appunto il fatto che sono influenzatissimo, non sono andato a scuola. E i video che avete visto lunedì, mercoledì e venerdì sono stati tutti e tre registrati la domenica sera, non il. La domenica sera, e il video per mercoledì non doveva esistere, in realtà. Date che devo starlo a dire. Dicevo, sono stati tutti e tre recati la domenica sera. Il video di mercoledì non doveva neanche esistere, ma poi ho visto lo stato di un mio vecchio professore su WhatsApp che aveva messo appunto quel test, tra virgolette, che mi aveva fatto abbastanza sorridere, mettiamola così. E niente, ho detto proviamo. Tanto aperto, là. Tanto non devo votare. Tanto per farmi una risata alla fame e basta. Come va la vita? Spero bene. Spero che nessuno di voi abbia avuto dei giorni drammatici come i miei, visto che domenica già mi sentivo un minimo raffreddato, ma non pensavo fosse una cosa così tanto grave. Infatti ero tipo tutto quanto sciallo, andavo a scuola. Martedì sono andato a scuola, ho fatto letteralmente educazione fisica, però ancora prima di fare educazione fisica stavo, cioè mi sentivo un po' strano. Dalla mattina stessa faccio educazione fisica, torno a casa, ero fradicio, mi faccio una doccia, boom, ho passato tutto il giorno a stare una merda totale, sto una merda totale, cazzo è vero, ho fatto sputare, non ti sto a dire, mi misuro la temperatura 38 e tipo GG's. Più che altro non era manco la cosa. Oh sì, cazzo, non vado a scuola. Fium. Perché alla fine sono i primi giorni di scuola, quindi è tutto ripasso. Anche se ti fanno qualche domanda e ti mettono qualche voto, al massimo ci guadagni tu, non. Cioè loro non ci perdono. Cioè, ci sono loro a perderci perché poi non possono farti altre interrogazioni, visto che nella maggior parte delle scuole italiane ormai c'è il trimestre e pentamestre. Sono un coglione, ho fatto il letto, mi sa. Figlio di puttana, magari muori! Per urlare contro sto coglione mi sono tirato la gola, perfetto. GG, ragazzi, sei un genio. E niente. Ho finito Antarante. Lo dovevo dire nel video per lunedì, ma me lo sono scordato. E ho iniziato una ruota. Sono già all'episodio 33, tipo. Non lo continuo da una settimana per il fatto che sono stato male e non ho avuto tempo. E voi direte: stai male perché non te lo continui. Il problema è che sto cercando di dormire il più possibile per il fatto che, letteralmente, se sto sveglio, sto. Non riesco neanche a campare. In questo momento sto, per te, registrando con 5 medicine in corpo. E siccome non riesco né a dormire né a fare altro, finché la testa mi regge, ho detto perché non fare un video tipo al fly, proprio ride. Quindi GG's. Scusate se ce l'ho dietro, cioè, scusate se il mood del video non è tanto scherzoso come al solito, ma non posso farci molto. E questo qua ho fatto il letto, GG per lui. E l'ho fatto il letto a te, GG per me. Isis, my friend Isis. Tu sai che fai parte dell'Isis. Yai. Stanotte sono con te, ma tu sai che tua madre fa i pompini. Oh yai.
non ti fido sul ponte, è l'unico posto in cui puoi letteralmente vincere. È inutile che mi cerchi di fightarmi sul ponte. Se non mi avevo fatto protection non avevo perso. Mi chiami perché tu sai che sei la mia blu sky. Comunque, boys, come va la scuola? Come va la vita? Perché ho detto le cose nella cassa, tanto ho perso il letto, quindi frega un cazzo della vita. Più che altro, non so letteralmente che cazzo dire. Questi giorni non ho fatto un cazzo, la scuola stava andando bene, stranamente. Ero a posto con i compiti, avevo già studiato tutte quante le materie che dovevo studiare. Anche storia dell'arte, tipo. Che poi, come ho già detto, la maggior parte sono tutte quante ripasso. Quindi, anche storia dell'arte stessa. So che l'anno scorso non l'avevo studiata, l'avevo letta in classe. E ci avevo preso tipo 7,5. Ed ero tipo, sì, non mi può bocciare. Non mi manco mettere 9. Ma almeno un 6 me lo deve mettere. Infatti, ho avuto 6. Fisica, invece abbiamo fatto cose nuove. Che merda la fisica. Cioè, in realtà è carina, il problema è che io non capisco un cazzo di fisica. Manco di matematica. Però finalmente avevo capito qualcosa di matematica. Niente. Mo sto a casa. E gli argomenti nuovi che ha spiegato la mia prof di matematica non l'ho capito. Quindi devo rientrare e dire tipo: uè, come stai? Tutto a posto? Che fa, me la spieghi matematica, eh? Non è che ti costa assai. Tanto, per mia fortuna, posso dire, ho una professoressa di matematica che, cioè, si spiega fin quando tutti non la capiscono. E poi gente come me continua a non capirla, è un altro problema. Però alla fine ci piglio. Se nelle interrogazioni è 4 nello scritto, a fine anno c'ho 5. Con 5 in qualche piccolo stratagemma stanno te lo mettono, sai, dai. Easy, nessun problema. Magari sto. Ma quello è un blu. Quello è un puffo. Magari in qualche modo strano stanno riesco a prendere 7 di matematica. Se stanno riesco a prendere 7 di matematica. È proprio tipo l'account di Minecraft a shorty e ve lo give. Lo speciale account shorty si chiamerà. Se volete l'account di shorty scrivete qua sotto nei commenti. A shorty puzza la luce destra. E poi è vero. Salute. Oggi ti puzza il culo, la madre, la puttana di sua nonna, tutte cose che puzzano. Pure la sua community puzza. Sono degli ubaka gambae gambae fucking senpai. Ma è blu se tipo volatilizzato oppure. Avo. Giamma, stai qua? Ti voglio dare un regalo. Ti voglio dare il mio cuore. No, non vuole il mio cuore. Mi sento offeso. Ripeto, cose interessanti non ne ho. So solo che domani non andrò a scuola e neanche sabato. Basta, letteralmente. I don't have a topic to talk about it because I don't do nothing in my life. Tu cesso, che nome del cazzo, zio? Anche se ti trovo di spacco.
Mamma mia, manco quando trovi tipo una prostituta per strada gli dici: uè, bambola, sei di sulla mia giostra che ti faccio fare un bel giretto. Ui! Ui! Sai che sei morto? Tu sai che sei la mia blu sky. E niente, poi per questo video è tutto. Scusate il mood e tutte queste cose qua, ma cioè, questa la vedo. Anche a voi capiterà di stare male, semplicemente rialzerete. Che l'importante non è quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi e poi quanti pompini ti aggiortano. O a tipo il tuo compagno di classe nel mentre che vi spiegano educazione sessuale per chiedergli quante volte viene in un minuto. Bella boys.